17:30 spaccate, quindi possiamo. Siete tantissimi, grazie di essere intervenuti a questa giornata, a questo evento di presentazione del libro. Io sono Umberto Gonella Pacchiotti, sono il presidente dell'Associazione per la riabilitazione equestre e l'equitazione naturale, intitolata a mio padre, generale Enrico Gonella Pacchiotti. E abbiamo deciso già da un po' di tempo con Stefania di fare questo evento perché ci. Siccome abbiamo, rivendichiamo il fatto che noi abbiamo scelto questo posto che adoriamo, perché veniamo da Genova, 20 anni fa, ci sarebbe piaciuto iniziare un qualche cosa per coinvolgere anche le realtà del territorio, no? Quindi i produttori locali di vini, di cibo, di enogastronomia, e cercare di iniziare questo evento, che è un progetto pilota, è la prima volta che lo facciamo, un evento in collaborazione con tutte le realtà del territorio e fare enogastronomia e, tra virgolette, cultura. Noi abbiamo avuto questa bellissima, diciamo, questa accoglienza splendida da parte del sindaco, che ringraziamo, di Montaldo Borghi, anzi, che poi ci farà l'onore magari di dire due parole, che oltre ad averci dato il patrocinio ci ha veramente accolto con grandissima piacere e ci ha dato grandissima disponibilità. Il vice sindaco Matteo Paravidino, che è consigliere, Matteo, vabbè, come fatto, va bene tutto, dai. Sire. Ma sì, dai. E, che ci è stato da fare tantissimo. E poi volevo ringraziare veramente tutti quelli che si sono adoperati a questo inizio di questa iniziativa. A cominciare dalle ragazze dello Junior Staff, le nostre. Che vorrei che faceste un applauso, perché sono state, loro sono state veramente da più di giorni e giorni che mettono a posto, aiutano con grande serietà, perché anche questo fa parte delle, diciamo, dell'educazione e della disciplina che ti dà il cavallo, il prendersi cura, noi teniamo molto tutto questo. Loro sono state veramente brave, si sono date da fare, oltre a fare lezioni di equitazione, perché ieri abbiamo lavorato, abbiamo galoppato, abbiamo fatto tutto come gli altri giorni, quindi nei ritagli di tempo sono state splendide. E quindi veramente grazie ragazzi, siete state super, grazie davvero. Va bene, inizio. Poi volevo ringraziare, Ludovica e Valentina, le nostre psicologhe, che si occupano della parte riabilitativa del nostro centro, come voi sapete noi ci occupiamo di equitazione naturale, ma riusciamo a anche a, diciamo così, siamo nati come centro di riabilitazione equestre per le disabilità, prima di tipo, diciamo, neuromotorio, psicologico, adesso prevalentemente di aspetto psicologico. Perché Ludovica l'ho costretta, la faccio lavorare fino all'ultimo. E loro sono, diciamo, il nostro futuro, perché sono cresciute qua, sia Valentina, che adesso ha, non dico l'età perché una signora non si dice, però è tanti anni, Ludovica che lavora con noi, Ludovica si è laureata quest'anno anche lei in psicologia e lavora con noi, anche in istituto di equitazione, cresciuta qua. E anche loro grazie, siete state fantastiche, anche voi, questo, ci avete fatto sentire famiglia, questa è una cosa che a noi fa piacere tantissimo. E poi anche un applauso per loro, perché se lo meritano in pieno, se lo meritano tantissimo. E poi un grazie particolare a tutti i nostri vicini, a tutti quelli che ci hanno accolto in questi anni, tutti, non, nessuno escluso, che ci siamo sentiti un po' a casa, in famiglia. Di solito si dice che quando vai a vivere in campagna poi hai problemi con i vicini. Noi siamo stati benissimo, stiamo benissimo, c'è stato un rapporto da subito molto collaborativo. È quello che ti fa sentire veramente fortunato, e in questo vorrei ringraziarvi, perché è stata una bellissima esperienza. Non finisce qua, spero, appunto, quindi andremo avanti. Dunque, dopo tutti questi ringraziamenti a tutti quelli che sono intervenuti, io volevo appunto che Stefania introducesse. Stefania, mia moglie, psicologa, psicoterapeuta, la direttrice scientifica del centro, lo dico per chi non ci fosse mai stato, cofondatrice dell'associazione. Allora, io ci tengo molto a ringraziare le ragazze dello Junior Staff, perché comunque la cultura si fa partendo dai giovani. Se vogliamo cambiare delle cose, le cose vanno cambiate insegnando ai ragazzi, educando i ragazzi. Fra voi ci sono persone che insegnano a scuola,
e sapete quanta importanza ha l'educazione delle giovani generazioni. Per noi sono state, adesso sono un po' meno giovani, Ludovica e Valentina, però avevano più o meno la stessa attenzione che adesso noi rivolgiamo a loro. Io penso di poter dire questo, io mi sento grata, esprimo proprio gratitudine, perché gratitudine per quello che noi abbiamo trovato qua. È un posto che, come diceva Umberto, noi rivendichiamo sempre, no, di aver scelto, perché non era la casa dei nonni, noi la casa l'abbiamo comprata, ce la siamo sudata, sistemata come volevamo, e volevamo che fosse casa, ed è casa per tutta la nostra famiglia. Quindi, pur non essendo, non so come dire, radicati qua, ci siamo radicati comunque ugualmente. Quindi ringrazio proprio e sono grata alla zona che abbiamo scelto, alle persone che abbiamo trovato, alle persone che ci hanno accolto, alle persone che ci hanno aiutato. Perché comunque, quando si dice nessuno si salva da solo, no? La forza delle situazioni è data da una collaborazione, dal fatto che insieme si fanno delle cose, si sta insieme, se ci sono dei problemi si risolvono, ma tutti siamo più di uno. Quindi quando qualcuno è in difficoltà bisogna trovare il modo di aiutarsi. Una delle regole che le ragazze conoscono benissimo e che applicano sempre, che fa parte, io penso, un po' del loro codice genetico ormai, è che chi ha di più dà a chi ha di meno. Quindi le avete viste oggi, non le vedete negli altri giorni, ma vi garantisco che sono tutte speciali e che sono delle grandi ragazze e saranno delle grandi donne. In questo caso, essendo tutte donne, e grandi professioniste. Io niente, sono molto legata alle ragazze perché hanno davanti tutta la vita ed è quello che poi dà speranza, no? Soprattutto anche nei momenti difficili. Quindi averle vicino a noi per noi è un privilegio. Quindi sono grata e ringrazio. Vorrei ringraziare Francesca Petrucci che viene qua con noi, anche se non fa parte di questo branco, ma oggi lo sei, ok, certo, ti inseriamo nel branco. Ecco, noi funzioniamo un po' così, siamo un branco misto, no? Perché il branco, accettiamo anche i toscani, sì, accettiamo anche i toscani, non tutti, però ci proviamo, ok? Allora, grazie a Francesca Petrucci perché ci siamo conosciute, adesso non so quanti di voi la conoscono, ma lei è scrittrice, è giornalista, è una editor e ha scritto questo bellissimo libro, Sono solo bestie, che verrà presentato un po' oggi insieme al mio, nel senso noi abbiamo pensato di fare come, almeno come piace a noi e penso che piaccia anche a lei per come ci siamo dette, una discussione così un po' vicendevole, ci siamo preparate due domande, il suo libro tratta di tanti argomenti che hanno a che fare con il benessere o maltrattamento degli animali, abbiamo scelto un capitolo che è quello che può, diciamo così, creare un po' di discussione simile al libro che ho scritto io, quindi dove ci sono un po' di sinergie. Poi ci sono tantissimi altri argomenti che sono molto interessanti che lei ha scritto. Quindi io la ringrazio di averci dato la possibilità della sua presenza, di essere qua oggi con noi e di poterci scambiare così due chiacchiere, no, amichevoli che sono aperte al pubblico. Quindi se poi avete voglia, anzi volete fare delle domande, noi improvvisiamo, almeno io improvviso sempre, non so tu, però io poi improvviso. Così abbraccio. Quindi grazie Francesca, grazie particolare a il sindaco Emiliano Marengo, a tutto il suo consiglio, abbiamo qua tre membri del consiglio che vorrei qua tutti e tre, in modo che possiate fare un saluto, ma un saluto breve, cioè nel senso un breve saluto.
e che devo dire hanno accolto con grandissima disponibilità l'idea che gli abbiamo proposto, e non è sempre scontata la cosa, e quindi io sono grata e ringrazio per l'accoglienza di Emiliano, per l'accoglienza di Matteo, per l'accoglienza di Alessandro, che sono i tre che ci sono. Non dimentico nessuno oggi qua, non vorrei far brutta figura. Ok, voi tre, ok. Va bene, sono Emiliano, sindaco di Montaldo. È andata praticamente così, vabbè, a parte che non mi sono preparato niente perché bene, non pensavo di parlare, ma va bene lo stesso. E mi ha chiamato Matteo tempo fa e mi dice: ma sta sentire Emiliano, ci sarebbe da appoggiare, comunque da promuovere un'iniziativa bella alla Gaggina di Stefano, di Umberto, e io ho subito detto sì, perché secondo me ogni iniziativa che viene comunque a promuovere il territorio, il paese, la fazione, benvenga. E quindi abbiamo subito detto di sì e quindi abbiamo in qualche modo anche un pochettino collaborato, un po' abbiamo collaborato, quindi... Molto, non poco. Lo spirito di branco che dicevamo prima. E poi sono stato invitato sempre da Stefania ed Umberto un sabato pomeriggio così a visitare la loro realtà. E devo dire, sono stato sorpreso e così, che non conoscevo quanto facevate, è veramente una cosa molto bella e secondo me è un orgoglio per il paese, ecco, avere una realtà del genere a Montaldo. E quindi complimenti per il libro e per i due libri che andrete a presentare. E passo la parola a Matteo, se vuol dire ancora due parole lui. E quindi grazie per averci invitato. Grazie a voi. Io mi collego a quello che ha detto Emiliano, il ringraziamento per questa iniziativa che è fondamentale per il nostro territorio ed è uno dei punti cardini che la nostra amministrazione si è data, quello di valorizzare, di promuovere il territorio, e voi oggi lo avete fatto al 101%. E poi due cose mi hanno colpito, due parole, di Umberto famiglia e di Stefania il senso di vicinanza, e questo è fondamentale, creare, ed è bello che voi vi siate sentiti famiglia, accolti, ed è importantissimo quello che tu, Stefania, appunto hai detto, l'esserci l'uno per l'altro, e questo è importantissimo soprattutto nelle nostre piccole realtà dove magari i servizi sono pochi, quindi è fondamentale aiutarsi ed esserci per l'altro. E quindi quando avete detto ciò mi ha fatto sentire essere orgoglioso di essere gagginese, montaldese, perché vuol dire che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Quindi grazie di queste parole, e ora vi ascoltiamo. Devo dire grazie anche ad Alessandro, sì, per la sua collaborazione nella promozione dell'attività. Grazie veramente Alessandro. È stata una grande collaborazione. Grazie. Io volevo, visto che si parla di benessere animale, volevo anche ringraziare per ultimo, ma non è assolutamente ultimo, la dottoressa Alessandra Contini, che è la nostra sicuramente. Posso salutarla? Certo, che è la nostra veterinaria, che si è veramente dimostrata molto attenta in ogni situazione. E Giovanni c'è? Giovanni non l'ho visto, purtroppo no, per i nostri Giovanni cani. Boidi, eccolo lì, il dottor Giovanni Boidi, che ci grande. Sono i nostri veterinari che ci aiutano perché senza professionisti non si va da nessuna parte, loro l'hanno sempre dimostrato, e se i nostri cavalli stanno bene lo dobbiamo soprattutto a loro, chiaramente, perché la dottoressa Contini per i cavalli, sì, e Giovanni Boidi per i nostri cani. Veramente, grazie di esserci. Grazie a voi. Intanto sì, buonasera a tutti, e non posso che unirmi nel ringraziamento, perché io sono un'estranea, diciamo così, che si affaccia come nei branchi succede a un elemento nuovo
in questa situazione annusa, e effettivamente trovo una realtà accogliente, una realtà aperta, una realtà dove appunto si respira proprio il clima che avete descritto, quindi sono molto contenta di essere qua a parlare con Stefania e con tutti voi di argomenti che ci uniscono, che ci hanno legate. Alla fine noi ci siamo viste una volta, no? Quindi anche questa cosa, una volta lo scorso anno per una rassegna, diciamo, dove c'era la presentazione di una comune amica, naturalmente sempre sui cavalli, e annusandoci ci siamo subito molto piaciute. Si annusa? Sì, esatto, siamo un po' bestioline. E quindi quando io poi ho scritto questo libro, in realtà Stefania non l'ha detto, ma è una delle protagoniste del mio libro, quindi non lo potevo dire io. È una delle intervistate all'interno, adesso poi andremo a capire come e perché, però ecco, in realtà la ringrazio anche non solo per l'accoglienza di oggi, ma anche per aver accettato l'intervista, che insomma è sempre faticosa da fare, da gestire quando uno fa mille altre cose, quindi grazie. Grazie a te. Allora, per me è indifferente chi inizia, tanto andremo a braccio, perché io poi so come sono fatta. Decidi tu, sei la padrona di casa, quindi a te tutte le decisioni, io vengo dietro, faccio la gregaria, la cavalla. Ok, allora, abbiamo scelto del libro di Francesca. Mi sono segnata due domande, ma farò sicuramente come quando seguo le ricette, nel senso leggo le indicazioni e poi dico, ma no, mi piace più metterci questo ingrediente e cambierò, quindi fai quello che vuoi. Allora, Sono solo bestie mi ha colpito come titolo per più di un motivo, perché introduce già il discorso del benessere e del maltrattamento degli animali, dove il confine non è sempre così chiaro. E la domanda, la prima che volevo fare a Francesca, era proprio su che cosa l'ha portata, cioè che cosa ti ha motivato a scrivere questo libro. Beh, io in realtà dal punto di vista, diciamo, della scrittura e del giornalismo mi sono sempre occupata di animali, quindi del loro benessere, dei loro diritti, in realtà sempre in forma, diciamo, di romanzo o di narrazione per i più piccoli. Questo è il primo libro proprio giornalistico che ho scritto, quindi in qualche modo è frutto delle ricerche, delle interviste, del lavoro fatto durante tanti anni, diciamo, di giornalismo e di scrittura di romanzi. Quindi in realtà il direttore di questa collana era insieme a me a un festival molto bello a Bagno Vignoni che facciamo tutti gli anni, ed essendo peraltro un collega, perché è il vicepresidente dell'ordine nostro toscano, mi ha detto: ma io in collana vorrei qualcosa, insomma, sul tema del benessere e del maltrattamento animale, partendo poi dalla zoomafia, che è un argomento di cui mi sono occupata, diciamo, maggiormente, ed ecco che così mi è venuta l'idea di essere in realtà un tramite, perché io, come tutti i giornalisti e tutti coloro che scrivono, sono un mezzo, un medium, quindi volevo dare la parola agli esperti, a chi, diciamo, si occupa quotidianamente sotto vari punti di vista di questo argomento. Perché la motivazione a scrivere un libro è sempre fondamentale, no? Sì, non so che cosa ha spinto te a scrivere il tuo. Allora, tante motivazioni, tante, perché è un po' il mio libro è un po' storia di vita, storia di passione, storia di passione che ha proprio attraversato la mia vita fin da piccola. Io ho iniziato ad andare a cavallo a 6 anni, i cavalli non mi hanno mai lasciato, se non per un brevissimo periodo. E proprio perché poi il, diciamo così, potenziale, perché a me non piace dire potere, ma potenziale curativo dei cavalli, io l'ho sentito su di me. Perché io 10 anni sono rimasta orfana e andavo già a cavallo prima, e l'unico posto dove poi stavo bene quando mio papà è mancato era il maneggio, quindi io l'ho sentito sulla pelle, ok? Non sapevo perché, perché poi quando si è piccoli è così, si sentono le cose, no? E quando si è grandi che poi ci si fa le domande, perché succede questo, che cosa vorrà dire? Quindi queste sono questioni che poi ci si pone dopo. E questo è un punto fondamentale, perché diciamo che recuperare
quella parte della mente del primordiale, no? Del bambino, è quella che ci porta a sentire le cose. Dovremmo tutti recuperare un pochino il puer. Poi il libro l'ho scritto anche per un'infinità di altri motivi, mi è anche stato chiesto da colleghi, che alcuni colleghi sono qua, alcune colleghe sono amiche di una vita, alcune ci siamo conosciute dopo qualche anno, con alcune condividiamo ancora una parte di percorso insieme, e mi era stato chiesto questo, che era un obiettivo un po' complesso, cioè di scrivere qualcosa che desse l'idea del perché, no? Quali fossero i fondamenti poi scientifici, no? Del perché può funzionare come terapia. Infatti il titolo del mio libro non è per niente accattivante, anzi è un titolo quasi accademico. Ma in realtà, ecco, la difficoltà di scrivere questo libro è stato dare dei contenuti che però fossero leggibili e che rappresentasse un po' per tutte le persone un viaggio di conoscenza attraverso qualcosa che poi è quello che proviamo tutti, che provano, le ragazze potrebbero dirlo in prima persona, anche le persone adulte che lavorano con noi, perché noi non lavoriamo solo con ragazzi o disabili, facciamo lezioni di equitazione anche con persone adulte. E si fa un percorso di dentro, no? Perché i cavalli hanno un po' questa caratteristica, ti tirano dentro, cioè ti guardano, ti osservano. Questo poi magari in una domanda magari successiva la approfondisco un pochettino. Quindi ci sono tanti motivi. Poi i cavalli mi hanno portato a conoscere in un altro momento doloroso della mia vita Umberto, col quale condividiamo questa passione. Suo papà era generale di cavalleria e condividere poi una persona con la persona che scegli nella vita e che ami, direi che è una cosa che non è comune e che io a cui io sono grata veramente, perché la gratitudine è un sentimento che secondo me dobbiamo sempre imparare ad onorare, perché ci può dare tanto essere grati, ogni tanto essere grati di qualcosa. Io sono grata di aver incontrato sulla mia strada Umberto, che può condividere con me questa passione. E poi da cosa nasce cosa? Quindi per me è sempre stato un po' un sogno tradurre quello che avevo intuito da piccola in quello che poteva essere poi un lavoro. Quindi da cosa nasce cosa sempre. E anche quando sembra che magari si chiudano delle porte, in realtà se ne aprono altre. Per cui cerchiamo sempre di essere aperti, disponibili, flessibili nei cambiamenti. Quindi è una storia poi di vita e di passioni, se vogliamo dire. Un altro motivo che mi ha portato a scrivere il libro è un po' il mio, questo può essere il mio umile contributo in un settore che è ancora di frontiera e non viene ancora giustamente considerato a livello nostro ordinistico, parlo come ordine degli psicologi, perché viene comunemente pensato come un lavoro che poi fanno tutti, ma quando lo fa uno psicoterapeuta ci sono delle caratteristiche che rendono terapeutico, no, il lavoro, ci sono delle competenze molto grosse dietro, quindi è ancora un momento, un settore di frontiera, per cui io mi sento come un po' come un pioniere che si fa anche un mazzo così, ma lo faccio per le ragazze, devo dire la verità, l'ho fatto in primis per Valentina e Ludovica, lo faccio per le altre giovani allieve che abbiamo e che sono ragazze tutte dedite alla relazione d'aiuto, perché è l'aiuto poi che ci salva nella vita. Poi ci spiegherai anche meglio, perché non so, forse tutte le persone conoscono il tuo lavoro, ma in che cosa consiste esattamente, perché appunto è una qualcosa di nuovo, qualcosa un po' di frontiera, non è l'ipoterapia come comunemente, insomma, la si conosce, anche se insomma è praticata dai greci, quindi insomma questo significa che è un'attività antichissima, ma ecco, poi magari ci spieghi come si è evoluta e in che cosa è diversa.
Scusa, ma io poi parto a fare la giornalista. Pazienza, ma tu improvviso come te, va bene. Quindi mi entra, insomma, ecco anche un po' qual è la differenza, no? Anche tecnica, tra un'ipoterapia e poi invece una terapia, ecco, col cum terapeuta, ecco, perché credo la differenza sta lì, no? Sì, 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 sì. Allora, diciamo che tutto andrebbe fatto risalire un po' all'addomesticamento, perché ci sono delle differenze se pensiamo all'addomesticamento del lupo e della parte dei lupi che sono diventati cani e quello che è stato un addomesticamento successivo dei cavalli molti anni dopo. Adesso, senza andare nel dettaglio degli anni, ma sono veramente anni che poi vengono sempre messi un po' in discussione dai ritrovamenti archeologici, quindi il processo di addomesticamento non è un evento, è un processo che dura tanto, per i cani come per i cavalli è stato anche probabilmente bloccato da alcune glaciazioni, però i presupposti sono diversi, i cani hanno trovato un modo di collaborare con noi, siamo tutti predatori, noi siamo dei predatori, i lupi che sono diventati cani sono predatori, mentre il cavallo è sempre stato preda, quindi all'inizio il cavallo veniva mangiato, cacciato. È un processo che diciamo è nato perché probabilmente si sono viste delle potenzialità che erano quelle del cavallo di andare molto veloce, poter scappare, e probabilmente è nato anche magari cacciando un cavallo adulto e tenendo un puledro, quindi iniziando a crescerlo. Uno degli ultimi dati recenti, però tenete sempre presente che magari fra un anno o due cambieranno i dati e quindi parleremo di altro, è nel 4000 avanti Cristo che è stato, sono state trovate le prime tracce, perché 9000 l'interessamento e l'avvicinamento degli uomini ai cavalli, ma la prova dell'addomesticamento è del 4000 avanti Cristo nella civiltà dei Gotai sul Kazakistan, dove hanno trovato delle tracce di latte di cavalla nei cocci delle persone, dove hanno trovato delle mandibole che avevano dei segni, quindi come prime imboccature, quindi dell'uomo che cercava di non avere più quel rapporto, no, con la preda. Da lì in poi si è aperto un mondo, perché il cavallo è stato un po' l'internet di adesso, no? Perché ha consentito all'uomo di percorrere grandi distanze. Fondamentalmente l'impero romano è fallito e decaduto dopo la percorrenza che non poteva più essere quella dei 15 giorni. Quindi in questo abbiamo una delicatezza, no, nell'addomesticamento, e l'addomesticamento vuol dire creare relazione ed è qua che parte tutto, perché è un modo di trovare relazione. Nelle parti terapeutiche, ma anche in quelle che si fanno in equitazione, perché l'equitazione, la buona equitazione e l'equitazione che facevano per esempio i militari come mio suocero, erano dei grandi conoscitori di cavalli, perché la loro vita e la loro morte era legata al rapporto che avevano con i cavalli. Pensavano prima ai cavalli, a dar da mangiare e da bere ai cavalli, perché sennò morivano. Mio suocero l'hanno fatto in Africa, la seconda guerra mondiale. È stata una delle ultime cariche di cavalleria, però questo è un altro discorso. Quindi c'è l'aspetto relazionale che è fondamentale in tutto, che si parli di lezioni di equitazione, le ragazze qua lo sanno, loro entrano sempre prima in relazione col cavallo, non è una prestazione, non sono mezzi, non si usano, i cavalli come tutti gli animali si impiegano anche nelle attività sportive. A livello terapeutico ci sono tre cose che sono note. Allora, la più nota è l'ipoterapia, che è la parte più antica, come diceva Francesca prima, conosciuta perché Ippocrate la prescriveva come una passeggiata serale ai suoi pazienti insonni, e parliamo del 500 a.C., quindi tantissimo, tantissimi anni fa. Sono state delle intuizioni, no? Perché chi comunque vive con gli animali intuisce. Poi questo è il bello, se vogliamo, di questo attuale periodo, no? Che conferma che cosa? Che quello che noi abbiamo sempre intuito prima ha in realtà dei fondamenti precisi. Perché le tre forme, e ve le dico così brevemente, una è l'ipoterapia, che è la più conosciuta,
che è quella che si fa al passo con le persone gravemente disabili, che risente dell'effetto positivo dell'andatura al passo del cavallo, ma non tutti i cavalli vanno bene, questo non lo dicono mai, ma ci vogliono delle schiene particolari, non ci vuole un cavallo qualsiasi, i cavalli devono essere lavorati e non tutti i cavalli vanno bene, non tutte le schiene vanno bene, perché è una forma proprio di fisioterapia su tre assi, ok? Perché il movimento è dall'alto al basso, avanti e laterale. Poi c'è la riabilitazione equestre che richiede una forma di partecipazione più attiva della persona disabile, di solito, e poi questa che è quella che faccio io, le equine facilitate psychotherapy, sono psicoterapie facilitate dal cavallo, cioè che si avvalgono della mediazione del cavallo, ma il fulcro è sempre lo stesso, è la relazione, per questo che vi dicevo, parte tutto dall'addomesticamento. Perché la relazione che abbiamo con i cavalli è molto diversa da quella che abbiamo con i cani. I cani sono sempre pronti a compiacerci. I cavalli sono un po' come noi, sono più fragili. Il cavallo non ti viene incontro, non ti scodinzola. Il cavallo ti deve guardare e ti guarda tanto. E una delle caratteristiche, per esempio, che io vedo in psicoterapia, che funziona tanto, è che ti fa sentire visto. E nella vita ci si ammala di non essere visti, ok? Quindi una delle prime cose che le persone provano quando facciamo questo tipo di attività, che sono, io alle volte le faccio come parte di una psicoterapia che magari è in studio, altre volte arrivano persone qua che iniziano questo percorso così, outdoor. L'altra caratteristica dei cavalli è che ci devi andare, guardate voi, siete venuti tutti qua oggi, no? Il cane va a casa, va nelle strutture, il cavallo ti porta già fuori a lasciare la tua zona di comfort e da lì partono tante cose. I lavori che facciamo, poi se vuoi lo posso specificare meglio, se no lo dico già anche adesso, dimmi tu, vado a braccio? Vai, vai! Vado? Non facciamo le domande, vado a braccio? No, è okay. Senz'altro uno degli aspetti, insomma, che ti chiedevo di specificare. Allora, è un lavoro che principalmente si fa non verbale. Noi come terapeuti andiamo a lavorare sui codici preverbali, cioè tutto quello che accade in un momento in cui inizialmente si sta lì. Il primo momento di un equine facilitate psychotherapy è proprio stare. E i cavalli in questo insegnano tanto, ti insegnano a stare. Noi siamo fagocitati tante volte, no? Dalle cose che facciamo, non ci fermiamo, non c'è tempo per noi, ci perdiamo le cose che magari potremmo avere e potremmo anche toccare, ma non le vediamo più. Quindi questa è una prima cosa. La seconda cosa è essere di fronte a qualcuno che non è detto che risponda alle tue aspettative, perché ognuno di noi quando entra, ognuno di voi quando dovesse entrare con me ha le proprie aspettative, no? Non è detto che accada quello e allora si va a lavorare su quello. Come ti senti tu quando per esempio, non so, non vieni considerato subito? Come ti fa sentire se vieni invece approcciato. Quindi sono tutte, allora, è una terapia sul qui e ora che ti consente di fermarti in quel momento. Noi non ci fermiamo mai. Questo secondo me è un grosso potenziale delle psicoterapie a mediazione col cavallo. Sì, poi mi viene in mente che rispetto, diciamo, all'atteggiamento del cane, il cane è molto più disponibile, tra virgolette, verso di noi, nel senso che è un animale che vivendo con noi si è adattato e si adatta, dopo andremo anche a capire che non è sempre un bene per lui, ma si adatta moltissimo a noi, quindi finisce che noi quasi lo ignoriamo, no? Cioè comunque noi facciamo il nostro, ce lo portiamo all'Ikea, alle cose, all'istituto, cioè il cane è in qualche modo molto duttile. Il cavallo, inspiegabilmente, perché non se lo spiegano nemmeno gli etologi, è un animale antico, è un animale ancestrale, pur vivendo con noi da immane tempo, mantiene la sua, alcuni diciamo comportamenti, atteggiamenti istintuali
che comunque sia, come dicevi tu, gli permettono un atteggiamento nei nostri confronti in cui sei te che devi andare a capire lui, perché lui arriva a te fino a un certo punto, poi sei tu che devi rispettare, ecco, il fatto che è una preda, il fatto che può spaventarsi, si dice no, matto come un cavallo, nessun cavallo è matto, no, naturalmente, ma dei comportamenti che sono ormai talmente lontani dalla nostra modernità che in qualche modo ci sembrano folli. In realtà lui su questo rimane fermo, sei tu che devi, no? Per esempio, se arrivi in scuderia di fretta è un problema tuo, perché certi gesti, certe cose non permettono, anzi la fretta si paga a caro prezzo, quindi forse anche questo aspetto mi domando sempre, no? Mi sembra a volte un essere veramente antico da questo punto di vista. Lo è, tu hai detto ancestrale, perché loro hanno comunque conservato, pur adattandosi a noi, trovando un modo di vivere, perché probabilmente sarebbero morti, sono poi animali molto fragili, quindi se non avessero trovato un modo di convivere con noi probabilmente non ci sarebbero neanche più i cavalli. Hanno questa l'altra cosa che per esempio a me raccontano tante volte le persone, e non solo pazienti ma anche persone che fanno equitazione, no? È che ti senti effettivamente, ti senti visto, perché loro hanno bisogno di questo, di guardare, di vedere, per potersi fidare e per potersi affidare, perché poi si affidano a noi. Cosa incredibile è questa, cioè si affidano a un predatore. È questo che è stato probabilmente quello che gli ha consentito di sopravvivere. Io li vedo alle volte molto attivi invece, cioè nel senso non sono così ad aspettare che poi li cerchi tu. Alle volte loro prendono delle iniziative, e prendono delle iniziative di solito dove ci sono delle parti emotive molto forti, molto forti, ma che loro non percepiscono come pericolose. Sì, a me viene in mente un episodio che mi ha colpito moltissimo. Sara Morganti, che forse voi conoscete, è una campionessa mondiale paralimpica che tra l'altro si sta preparando ad andare a rappresentarci a Parigi. Oltre a diciamo ad allenarsi con la SLA, quindi con la sclerosi, tra l'altro, quindi con una fatica inimmaginabile, accoglie ed è punto di riferimento di tantissime ragazze e ragazzi che vanno da lei in scuderia per chiederle insomma come fare. Io ero con lei per caso e è arrivata questa ragazzina con i genitori, tra l'altro venendo dal Veneto, mi pare, quindi anche da lontanissimo, perché i genitori volevano chiederle aiuto, questa bimba era vogliosa di fare questa attività in carrozzina, una bimba con una grossissima difficoltà, tra l'altro anche di linguaggio, quindi non solo fisica, ma lei proprio non parla. E a un certo punto ci siamo distratte e lei si è avvicinata con la carrozzina a Royal, che è la sua bisbetica campionessa, ma che non dà confidenza a nessuno, una cavalla veramente molto poco, come dire, empatica, non è predisposta, se la lasci fare le fa un piacere, nel senso che sì, tutt'al più ti considera, ma un secondo. E entrambe ci siamo girate e Sara, quasi con le lacrime agli occhi, Royal stava leccando, sì. Cioè questa bimba era protesa verso di lei con la cavalla che la leccava, l'ha detto, io non lo fa nemmeno con me, nel no. senso che non ha questa propensione naturalmente, non che ti morda, ma poco ci manca. Questo noi l'abbiamo visto tantissime volte in questi anni, perché per esempio i bambini molto piccoli o i disabili vengono considerati dei cuccioli. I cavalli sono animali da branco, quindi tendono a proteggere chi è più debole, soprattutto le femmine. A me piace un sacco lavorare con le cavalle femmine, perché quando sono protettive, più di una femmina protettiva di cavalla non c'è, non è il maschio che sposta il branco, è la cavalla, anzi più cavalli, non ci sono quelle leadership definitive, cioè in realtà loro sono molto collaborativi. Noi che abbiamo il nostro modo, diciamo, in generale di lavorare con i cavalli è quello di cercare di rispettare il più possibile, poi non è completo perché non abbiamo il predatore, cioè non so, il massimo il predatore sono i cani, ma non li mangiano, no? Li proteggono. Ma loro hanno un modo molto cooperativo
e l'attenzione che hanno per la fragilità, loro la colgono subito e vanno in modalità di protezione. È più facile che le reazioni, quelle avverse, siano sulla richiestività. Sulla richiestività quando non c'è rispetto di come chiedi le cose. E questo, per esempio, io penso che sia una parte educativa molto importante per le ragazze che fanno equitazione con noi, che è educazione, mi stava lapsus, no? Perché l'inconscio non mente. Perché il rispetto dell'altro, il rispetto di come anche chiedi le cose. Abbiamo avuto anche dei casi molto gravi, anche grandi, quindi non bambini, anche persone adulte, psichiatriche, abbiamo fatto dei lavori con delle comunità con comportamenti, diciamo, aggressivi, di discontrollo, ma loro, se non lo vivono come un pericolo, non reagiscono spaventandosi. Loro, anche oggi avete visto, perché per loro è una situazione un po' anomala, no? Sembrano indifferenti ai particolari, ma in realtà guardano tutto. Pensate un po' come deve essere stato per loro, a parte i cartelli che abbiamo dovuto mettere ci sono per motivi assicurativi, ok? Perché se non lo mettiamo e succede qualcosa è un pasticcio. Ma in realtà loro adesso, per esempio, queste sono qua. Sono lì e non si muovono da lì. E sono lì. E sono lì e stanno lì, ecco. Quindi loro sembrano alle volte indifferenti a dei particolari, ma non lo sono per nulla. Loro osservano e elaborano e spessissimo nelle, per esempio, attività di gruppo che non sempre sono terapeutiche, cioè io ho fatto anche delle sedute in mindfulness, quindi facevamo meditazione così con i cavalli liberi. E poi tant'è si avvicinavano a qualcuno che aveva bisogno, come anche delle, avevamo fatto prima della pandemia, poi non le abbiamo più fatte, dei gruppi di supervisioni agli educatori per prevenire il burnout, e andavano vicino a tutti quelli che erano in burnout, io non lo sapevo, me lo dicevano loro, a quelli che stavano male. Perché loro hanno questa tendenza, no? A prenderti nel branco, se sei in difficoltà vieni preso, ed è un po' la logica nostra, oggi è un po' branco, oggi siamo un po' tutti branco qua, no? Quindi non so se ho risposto alla tua domanda. Assolutamente. E in questo noi dovremmo recuperare quella che è un po' la mente del bambino, la mente primitiva, la mente originaria, di cui parlava anche Marchesini, che poi era il capitolo che io avevo scelto del libro di Francesca. Sì, i capitoli sono 12 perché a un certo punto mi sono dovuta fermare, perché man mano che studiavo e pensavo, diciamo, quali sono le tematiche relative al maltrattamento e al benessere animale, me ne venivano in mente tantissime. Quindi ho fatto una scelta e diciamo che naturalmente non poteva mancare la parte normativa, la parte della legge, perché la nostra legge è molto molto dettagliata, è una buona legge per nostra fortuna, lasciamo stare quanto viene applicata, però abbiamo delle leggi su questo argomento, quindi ho intervistato diciamo i carabinieri forestali, il tenente Ciccarelli, che è il direttore del NIPAF, della CTS a Pisa, che peraltro non tutti sanno che cos'è, così come non tutti sanno che esiste un gruppo dei carabinieri che è il SOARDA, che è la sezione antibracconaggio e reato a danno degli animali, quindi loro mi hanno aiutato a profilare proprio come lavorano le istituzioni e come lavorano, diciamo, i nostri insomma, non soltanto carabinieri forestali, guardia di finanza, cioè gli atti sugli animali coinvolgono tutte le forze dell'ordine. Non poteva mancare la zoomafia, perché è un argomento su cui ho lavorato tantissimo con il direttore dell'Osservatorio Nazionale della LAG Troiano e il maresciallo Claudia Comelli, un'altra grandissima donna che ho scoperto e che ho conosciuto, è questa signora bionda, esile e fragile, che è un maresciallo dei carabinieri forestali di Gorizia, che ferma i trafficanti di cuccioli, è ormai esperti in cavallaia, anche lei naturalmente, cioè cavalli, questo è Sava Sandir, non poteva.
il tema dell'abbandono, il tema appunto degli interventi assistiti, perché mi interessava far capire che l'animale non è mai un oggetto e può sembrare assurdo, ma anche un animale utilizzato in maniera scorretta nel tuo lavoro è un animale maltrattato. Assolutamente sì, perché prima quando dicevo rispetto delle caratteristiche etologiche, a che cosa serve fondamentalmente? A mantenere un po' la loro animalità. Noi non pensiamo mai alla nostra animalità, ma siamo anche noi animali, siamo animali umani, ma abbiamo la stessa radice, no? Quando si dice animali, pensateci, anima, ok? Nel rispetto delle caratteristiche etologiche, noi per esempio abbiamo 6 cavalli, sono 6 cavalli molto diversi e devono rimanere tali, nel senso sono educati, sono una è ancora in diciamo rehab perché è una cavalla maltrattata, ma è una cavalla sensibilissima, dolcissima e l'abbiamo scelta perché nonostante il maltrattamento era molto disponibile ancora all'approccio con l'uomo in modo inspiegabile, ma come ogni tanto sanno fare loro. Direi che la cosa più importante è quella di consentire agli animali di potersi esprimere. Ecco, noi non abbiamo cavalli spenti. I cavalli non vanno a comando, loro hanno una libertà di espressione. Io anche quando mi porto i cani in studio li porto come faceva Freud con Geoffrey, cioè veniva in studio, stanno lì, se vogliono interagiscono, se non vogliono non interagiscono. I miei cani non vanno in struttura, vengono al limite in studio con me. E la stessa cosa sono i cavalli, solo che i cavalli hanno bisogno di un'educazione che noi preferiamo dare da puledri, perché in realtà questo è un altro mito da sfatare, i cavalli per la riabilitazione non sono quelli anziani, devono essere giovani. Invece spesso vengono utilizzati cavalli l'anziano anziani, deve fare l'anziano, cavalli che diciamo non hanno più la possibilità diciamo di dare la reazione che probabilmente non può. Un cavallo come Surian che abbiamo giù e che ringraziamo sempre Alessandra per averlo salvato negli ultimi 3 anni, è un cavallo che può dare tanto dal punto di vista relazionale, ma non lavora più, viene coccolato come un ditino malato perché viene preso, spazzolato, portato a mangiare l'erba così e lui sta lì così, ma deve far pensione, non può, cioè, è in pensione. È un cavallo che ha dato tanto. Questo per esempio è un tema delicato perché spesso le persone quando il cavallo non serve più lo danno via oppure ci telefonano, ieri diceva Umberto, ultima telefonata, volete mica un cavallo anziano per l'ipoterapia? No, perché il cavallo anziano non è per l'ipoterapia, perché è come mettere una persona artrosica, se parliamo dell'ipoterapia, della terapia motoria, a fare terapia tutto sghembo, a parte che non potrebbe. Non potrebbe. I cavalli, questo è un tipo di maltrattamento e mi interessava. Lo so che molti fanno, ma perché per questo? Perché a me interessava molto quel capitolo che ho scelto di Marchesini, sì, scusa, del maltrattamento. Sì, perché allora Roberto Marchesini, per chi non lo conosce, è un etologo, un filosofo e è il fondatore e il direttore della SIUA, che è la scuola di interazione uomo-animale, è uno zoantropologo, diciamo che ha coniato questa parola e questa materia, diciamo, quindi la zoantropologia, e affronta proprio molte delle tematiche di cui stiamo parlando in maniera scientifica, in maniera, insomma, è un veterinario tra l'altro di formazione, quindi naturalmente ha anche questa competenza, perché deve essere alla base proprio di affrontare i vari tipi di maltrattamenti, la relazione dell'uomo con l'animale. La zoantropologia è proprio una scienza, diciamo così, una materia che studia non tanto la relazione che c'è tra gli umani e gli animali, quanto l'influenza che il mondo animale ha avuto e ha, quindi con tutte le differenze, sullo sviluppo e l'evoluzione degli esseri umani. Ecco, quindi è una materia molto interessante che ci invita a recuperare da un lato la nostra animalità perduta, quasi totalmente in alcune situazioni soprattutto urbane, e dall'altro appunto anche a capire che gli animali sono esseri anche molto diversi da noi, con esigenze e caratteristiche profondamente diverse. Quindi se ci sono degli elementi che ci uniscono agli animali facendoci sentire il nostro cane molto simile a noi, non si capisce perché ci viene in mente di infiocchettarlo, profumarlo, mettergli un sacco di strass, metterlo seduto in un carrello della spesa o a tavola, tingergli il pelo, tingergli il pelo,
allora ora lì non si va su, veramente sullo psichiatrico, però è materia tua, sì, sì. Però perché ci deve venire a mente che il cane debba essere contento, ecco, detto proprio in toscano, insomma, no, lì si va sul maltrattamento, diciamo, involontario. Ora in stupidità, fino a pochi anni fa si pensava che d'estate i cavalli, cioè i cavalli, i cani andassero tosati perché faceva caldo. In realtà il pelo serve a proteggere, sì. Cioè facevamo l'esatto contrario, sì, fino a pochi anni fa. Non è cattiveria, è ignoranza, perché insomma, non per questo è scusata, però naturalmente, soprattutto forse anche nel mondo dei cavalli, ora, però, sì, ecco, sì, anche sì. Nel mondo dei cani, molte persone che vivono con un cane, sono tantissime, o con un gatto, perché il gatto fortunatamente forse si difende un po' più da sé, ma il cane meno, ignorano totalmente i bisogni del proprio cane, ignorano totalmente i messaggi del proprio cane e ignorano totalmente la natura del proprio cane. Questo comporta, diciamo, nei casi più semplici, semplicemente un animale infelice, frustrato, che magari si lecca fino a farsi le buche nella pelle. Cioè, nei casi più infelici, cani che poi manifestano comportamenti aggressivi, se non addirittura, insomma, purtroppo gli episodi ci sono, anche nefasti proprio, ecco, perché accadono questi tipi di incidenti, e lì bisogna interrogarsi su che cosa non abbiamo capito, perché effettivamente ci sono delle grosse incomprensioni, diciamo, sì, così, sì. Alla base. E ci sono grossi condizionamenti anche storici di momenti in cui le cose sono state gestite in altri modi, per esempio con i cavalli, come li gestiamo noi, si dice in gestione naturale. I nostri cavalli d'inverno mettono un pelo lunghissimo, sono degli orsetti, anzi tendono a sporcarsi nel fango, esatto, per farsi, sì. Asciugare il fango e proteggersi dal freddo. Poi quando li vai a pulire, naturalmente ci vuole un ore e mezzo. Esatto, è molto più difficile tenere i cavalli così, perché per pulirli pulisci dove devi, sì. Pulire, ma non devi neanche pulirlo tutto d'inverno, perché gli serve. Voi avete due, un crusado e oppure, insomma, ecco, la gente che prende quei cavalli lì, li mette la coperta, sennò si sporcano. No. Lo so, perché il cavallo bianco non è mai bianco, no, non è mai, cioè proprio nemmeno se lo inzuppi nella righina. E quindi io conosco proprietari che li tengono la coperta, sì. Anche in box, non solo perché hanno freddo, ma perché si rotolano naturalmente. Sì. Nella pipì nel box diventano gialli, nel fango loro vanno, poi soprattutto quello che è stato stallone va a coprirsi con la cacca, sì, quindi diventa, sì. Marrone, per coprire l'odore, perché lo stallone capobranco non si vuol far sentire, no? Quindi si coprono di solito con gli escrementi per non farsi sentire. Anche al cane piace tantissimo questa cosa di rotolarsi nelle cacche, che... chi ha proprietà, chi ha cani che lo fanno, sa benissimo che c'è. E anche questo diventa poi un modo, per esempio, educativo. Se penso alle ragazze, loro sanno benissimo che d'inverno col pelo lungo non galoppano, perché i cavalli galoppano in natura, ma non li facciamo galoppare noi, perché si devono asciugare. Asciugare ci vuole del tempo col pelo lungo, sì. Quindi io direi che un pochino l'intento nostro, adesso non so quanto tempo abbiamo, ma Perché poi dobbiamo rivere, se ho capito. Adesso poi si deve, vero? Sostanzialmente oggi, diciamo, no, era un po' l'idea di, diciamo, culturalmente far arrivare una parte di conoscenza dei cavalli, dare un'idea di qualcosa di diverso da quello, perché bisogna sempre chiedersi come vediamo gli animali, no? L'animale che si vede in concorso, che salta ostacoli, l'animale, per esempio, adesso non c'è neanche un bel dressage, che in teoria dovrebbe essere la forma più attenta, no? più delicata, non è neanche così adesso. Quindi la conoscenza, secondo me, è quello che può salvare il mondo. Quindi il nostro intento era un po' farvi conoscere qualcosa di diverso da quello che è così un po' nell'immaginario delle persone. Adesso non lo so, se qualcuno volesse poi dire qualcosa? No, io volevo dire, io ho letto pochi giorni fa il libro che è arrivato l'altro giorno di Francesca, e devo dire che a me è piaciuto veramente tanto, perché è un libro laico, cioè quello che mi è piaciuto del tuo libro, è un libro laico, cioè non è, perché quando senti parlare di benessere animali, noi che lavoriamo con gli animali, tu lo sai, c'è quello che appunto per ignoranza magari fa l'animalista d'appartamento, che ho io, no? Cioè quello che vive in appartamento, poi ti viene a fare la storia appunto per quel cavallo infangato, no?
quante volte mi ha rotto le scatole. Ah, ma il suo cavallo è infangato, ma è il suo lavoro, il cavallo, cioè si infanga. Invece ho trovato un libro veramente interessante, non tutta la parte normativa che si sa poco, e poi manca. E poi per quanto questo mondo sul maltrattamento animale è poco conosciuto, ma a livello profondo, e con una laicità, con un punto di vista, diciamo così, probo, non so, mi viene altro, cioè vero, serio, puntuale, ma non esaltato, no? Perché purtroppo esiste il fondamentalismo, no? Tu sai meglio di me che ci vivi in questo mondo, quanto si è permeato anche il mondo degli animali di fondamentalismo, un po' come il nostro mondo degli sciamani, no? Del, quello che il cavallo va lì e ti cura, il cavallo non cura, fa il cavallo, punto. Cioè, tu non, mi fa molto piacere questa tua osservazione, perché mi è costato tanto, sono onesta, non mi è stato facile, soprattutto la parte finale che è dedicata al tema degli allevamenti intensivi, per me è stato un capitolo veramente molto doloroso. Io sono vegetariana, peraltro non mangerei mai un animale, quindi mi è costato molto avere questo approccio laico, scientifico. Le persone che ho scelto di intervistare hanno evidenziato appunto il punto di vista normativo, scientifico, la ricerca. Sono appunto, uno è un veterinario ASL e insegna benessere animale all'università, che non è benessere che insegniamo noi, è benessere dei mattatoi, nel senso, tanto per essere chiaro. E l'altro insegna zootecnologia e quindi è un universitario, perciò è un punto di vista anche criticato dagli animalisti. Ho ricevuto anche critica, perché giustamente dice: ma come, tu sei un animalista, devi dire che gli allevamenti intensivi devono chiudere tutti o non devono esistere. Sì, volendo, diciamo, affrontando questo argomento di pancia, diciamo così, dal punto di vista semplicemente così emotivo, sarebbe stato facile questo approccio. Mi ha costato molto, mi fa molto piacere che si possa apprezzare, perché volevo anche in questo argomento così difficile, così delicato, perché gli allevamenti intensivi sono un mondo che però non possiamo ignorare, cioè, anzi dobbiamo affrontare, entrarci dentro mani e piedi sempre di più, perché le leggi ci sono, ma possono essere migliorate, possono essere ulteriormente raffinate, possono essere applicate meglio, senz'altro, perché tutti, insomma, di carne ne mangiamo tanta, ecco, anche lì ci sono numeri, e numeri io non li amo, ma quelli parlano, non è che si può mangiare di meno. Questo è un altro argomento ancora, si ritorna al fatto che siamo animali e come animali dovremmo mangiare molto meno, muoverci molto di più, e soprattutto, ecco, eviteremo un sacco di, anche di costi, di problemi, perché alla fine, se ci pensate, insomma, quello che spendiamo in analisi perché abbiamo la glicemia alta, in nutrizionisti perché dobbiamo metterci a dieta, in prodotti perché sono più... poi prendiamo la macchina per raggiungere una palestra dove montiamo su una bicicletta, quindi semplicemente vivendo in un posto così, per dire, no? Uno, tutte queste spese mi verrebbe. No. Allora, rispetto per esempio al maltrattamento involontario, comunque al... l'integralismo, no? Che diceva anche Umberto, la laicità del tuo libro. Chi mi conosce sa, quando parliamo di terapie, no? Il co-terapeuta, io intendo cum terapeuta, col latino, cioè lavoriamo con un animale. A me piace lavorare con l'animale che può esprimersi secondo le sue caratteristiche, ma gli obiettivi terapeutici li diamo noi. L'animale fa l'animale, deve fare l'animale che sta bene, perché il potenziale curativo è un potenziale che deve far star bene entrambi, il fruitore e l'animale. Quando diciamo co-terapeuta, come se, cioè, ci sono delle, non so quali definizioni, potrei farvi delle bellissime definizioni sciamaniche, ma io sono una donna di scienza, non sono uno sciamano, quindi le cose funzionano perché il cavallo e gli animali in generale sono dei mediatori, dei ponti che arrivano, ma gli obiettivi terapeutici li diamo noi. Quindi per me il co-terapeuta, che sembra sempre, no? Tipo dottor cavallo, dottor cane, il cavallo fa il cavallo, il cane fa il cane, gli obiettivi terapeutici li diamo noi. E questa, secondo me, è un'altra cosa. Io poi faccio la psicoterapeuta, lavoro con le parole, per me le parole sono fondamentali, quindi quando usiamo co-terapeuta in modo improprio, commettiamo un errore che può condizionare negativamente le persone, per cui andrebbe spiegato molto meglio, perché la conoscenza è quella che salverà il mondo, la conoscenza vera. Sì, è
un po' il motivo per cui io ho scelto di intervistare, perché non ho assolutamente la competenza necessaria a rispondere e argomentare i temi che ho scelto di trattare. E siccome siamo in un mondo di tuttologi in cui apri Facebook e chiunque si esprime su qualsiasi argomento con dovizia di particolari, ecco, questo da giornalista peraltro lo combatto fortemente, perché la competenza è un qualcosa che si sviluppa con una vita di lavoro, di studio, di applicazione, ciascuno nel proprio campo, perciò insomma tu se fai il tuo lavoro è perché lo sai fare, perché hai studiato, perché ti sei perfezionata, perché lo fai. E non c'è niente di magico. E non c'è niente di magico, è tanta fatica, è tanto lavoro, così come io nel mio settore o appunto una persona che fa altro. Quindi la competenza è un valore assolutamente da recuperare se vogliamo, diciamo, capire qualcosa nei vari argomenti e anche avere la pazienza di ascoltare o di leggere, perché non è che da una riga o da un secondo così su Wikipedia si può sviluppare, diciamo, una conoscenza, appunto. Ci vuole tanta fatica, soprattutto nel mondo degli animali, non ne parliamo, perché non basta una vita, penso, no? Nuno Oliveira diceva, si impara sempre. Io ogni volta imparo sempre qualcosa di più. Gli animali sono anche questo, sono dei grandi maestri, perché in un attimo, soprattutto il cavallo, più del cane, il cavallo in un nanosecondo ti fa capire che non hai capito un cavolo nonostante che magari sia tutta la vita che ha questo potere effettivamente, che il cane forse non ha, perché al solito il cane ha quella sorta di amore che sembra quasi perfetto, no? È sempre lì che ti intento a compiacerti. Il cavallo no, è come noi, uguale. Esatto, poi ti considera un essere inferiore probabilmente, che non raggiungerai mai la sua perfezione, ma come dice sempre Marchesini, che è un grande conoscitore dei gatti, lui li reputa degli animali conviviali, io li conosco pochissimo i gatti, quindi con la gattina del mio compagno ho iniziato ad osservarla e vedo che lei apprezza molto il fatto di non essere invasa, perché anche questa è una cosa da insegnare ai bambini. Gli animali non per forza bisogna entrarci in contatto, subito. Ma anche coi cani. Esatto, quindi il cane non si abbraccia, non ci si butta addosso, perché ha un linguaggio anche corporeo molto diverso dal nostro. Per esempio, no? Per il cane l'abbraccio è un'aggressione, quindi un conto è se lo fai col tuo cane di famiglia, che ormai è abituato, diciamo, a qualsiasi cosa, ma il bambino che si butta su un cane che incontra e l'abbraccia, se il cane si gira e lo morde, purtroppo ha fatto il cane, non ci ha fatto un qualcosa di diverso, perché l'abbraccio è come se uno ti arrivasse da dietro e ti prendesse per il collo, è normale, no? Una reazione anche, diciamo così, o mentre dormi, no? Il bambino che si butta sul cane, il cane sta dormendo, non riesce a reagire in maniera diversa, quindi... Cosa mi avevi chiesto? No, ma io direi che questa improvvisazione va benissimo così. Ho bevuto appositamente solo un goccino. Io ho preso un pelino di più, sono più lucida. Sì, c'è qualcuno che ha voglia di fare una domanda? Vai Silvia. Due. A una mi avete praticamente quasi risposto, che è l'umanizzazione è una forma di maltrattamento. Assolutamente sì. Gli animali. E l'altra invece riguarda proprio, forse un po' più Stefania, il lavoro, lavorare con gli animali, farli lavorare con noi, farli lavorare per noi. Sì. Qual è il confine? Dove sta il confine? Il confine è molto delicato, perché è quello del rispetto. Allora, loro sono io per noi, cioè sì. Da quando esistiamo noi. Esistiamo domanda, noi, allora, brava per averla fatta. Perché l'equilibrio sta un po' in quello che avevo accennato, cioè loro sono animali cooperativi, quindi tu devi avere un atteggiamento con loro che gli rende piacevole stare con te, fare le cose con te. I momenti che noi passiamo con loro ed è il motivo per cui noi viviamo con loro sono tanti, non sono quelli solo di quando siamo qua in campo e che ne so, uno arriva qua e vede una lezione di equitazione o una terapia di riabilitazione. Loro poi hanno altri momenti con noi, le ragazze oggi sono state qua tutta la mattina, si sono prese cura di loro,
ed è questo rispetto che li rende collaborativi, perché sennò possono spegnersi, cioè perché possono eseguire, perché hanno magari paura, ma non è, quello non è terapia, ecco, non funziona. Cioè può funzionare perché magari ha paura e non reagisce, ma non funziona. Io non so, Alessandra, tu se sei d'accordo, no? Però è proprio renderli collaborativi. Loro hanno piacere di collaborare. Nelle loro storie fanno quello che facciamo noi, litigano, hanno le loro questioni, non vanno d'accordo, poi vanno d'accordo, poi si cercano, poi se lo menano, poi si ritrovano, così. Loro sono animali molto simili a noi come, non so come dire, tessuto sociale. Fondamentalmente abbiamo lo stesso cervello cablato, no? Per entrare in socializzazione, si attivano le stesse aree. Se noi riusciamo ad avere questo rapporto educativo di preparazione con i cavalli, riusciamo a farli lavorare bene, nel rispetto. Perché poi è quello che dicevo prima, il potenziale curativo, per essere realmente curativo, deve portare benessere ad entrambi, fruitore e cavallo, anche terapeuta. Per quanto riguarda l'umanizzazione, sì, è una forma di maltrattamento, laddove si intenda il non, diciamo, venire incontro e dare risposta a quelle che sono le esigenze etologiche dell'animale, per esempio del cane, appunto il fatto di non farlo mai uscire, di non farlo mai giocare, perché sennò si sporca, perché sennò tutta una serie di cose. Al tempo stesso, attenzione, perché diciamo, tenere il cane magari in casa con sé o passare molto tempo con lui non è umanizzare. Il cane è un animale sociale, come appunto lo è il cavallo, e forse il peggiore maltrattamento in questo caso li accomunerei sia per il cane che per il cavallo è l'isolamento sociale. Sì, cioè dire sì. Prendo il cane perché c'ho un enorme giardino, il cane lo lascio lì da solo in giardino, lui è felicissimo, no, lui è un infelice. Perché comunque così come prendo il cavallo, gli metto un box bellissimo, tutto chiuso, non lo faccio relazionare con nessun altro. Ecco, questo non è umanizzarli naturalmente, anzi ci scordiamo che anche noi non saremo felici se ci rinchiudono in una bellissima villa da soli, sì, forse qualche giorno ci l'abbiamo va bene. Anche provato qualche anno fa, pochi anni fa, con la pandemia. Esatto, poi dopodiché insomma non siamo, e quindi il cane sta volentieri con noi, noi siamo il suo branco, quindi sì. La serenità e l'equilibrio di un cane passa anche attraverso il fatto che lui si senta esattamente componente del branco in cui vive, con un ruolo molto chiaro, ecco, perché poi lì appunto anche molte aggressioni purtroppo si generano anche da una mancanza di chiarezza in quelli che sono i ruoli sociali, che tra di loro gli animali li stabiliscono, ma nel caso in cui ci sia l'interazione con l'uomo, con i bambini in casa, deve essere molto chiaro, ecco, che ognuno ha il suo ruolo, e se il cane è consapevole del ruolo che ha, noi vediamo le tue, loro hanno perfettamente chiaro qual è il loro ruolo, no? E svolgono il loro lavoro in maniera, cioè anche nella relazione tra di loro, no? Si sticchiano, chi uno, no? Vai a vedere, sì, no, ci sono andata io, ho notato, sì, cioè quella deve arrivare prima, perché se arriva prima l'altro, quella si incavola, cioè. Ammazzo così, e cioè, c'hanno tutto, loro stanno lavorando, noi siamo qui che gozzovigliamo, quelle lavorano e hanno il loro ruolo, e loro sono senz'altro animali felici, come lo sono i cavalli, perché possono stare insieme tra di loro, stanno sempre appiccicati i cavalli, quando mai si vede un cavallo da solo, a meno che non sia uno un po' così, però normalmente, diciamo, non è un'umanizzazione permettere agli animali di entrare in relazione tra di loro e con noi, ecco. Quindi queste volevano essere un po' delle pillole così di conoscenza che speriamo vi siano interessate e vi abbiano così un pelino colpito, fatto anche desiderare magari di conoscere, perché desiderare è un altro verbo che usiamo poco, ma dovremmo desiderare di conoscere cose che magari non conosciamo. Il libro di Marchesini, che vi consiglio, forse è proprio l'ultimo, è Etologia del desiderio. E c'è l'altro libro, quello di Franz De Waal, L'ultimo abbraccio, è bellissimo. È bellissimo, bellissimo. Direi che allora ringrazio veramente Francesca per averci
Io ringrazio voi perché sono felicissima di intanto aver conosciuto questo luogo che Stefania ha raccontato nella sua intervista, e mi sembrava talmente bello che proprio ero desiderosa di vederlo, ed è come me lo aspettavo, ecco, che non sempre l'aspettativa era proprio, quindi sono felice, molto ringrazio felice. Tutti veramente per essere venuti qua, ci sarà un aperitivo, quindi ci può fare un aperitivo, poi per i maschi, signori uomini, fra mezz'ora inizia il secondo tempo, l'Italia-Svizzera, se volete porti il tubo fuori, chi vuole me lo dici, mi dico, porta il tubo fuori, io vado. Differenza di neuroni maschili. Vabbè, sì, sicuramente. Però qualcuno volesse me lo dice, che c'è la possibilità di vedere il secondo tempo, così. Ok? Grazie a tutti di essere qua con me. Chi volesse comprare i libri, qui c'è un banchetto con i libri di Stefania e di Francesca, e metto una delle ragazze a fare lì.